Alberto Marolda, l'Opinione TV. Siamo oggi nel nostro foyer, nel foyer del nostro giornale, l'Opinione, e abbiamo un gradito ospite per uno dei soliti nostri convegni, dei nostri appuntamenti. È un ospite particolare, uno scrittore oggi, ma in realtà è anche un tutore della legge, Francesco Saverio Di Lorenzo. Vi faccio vedere il libro che oggi commenteremo, che è venuto qua per presentare ai ragazzi che frequentano i nostri convegni, Una vita in prestito, come Dia comanda. Di Lorenzo faremo una chiacchierata, l'argomento mi sembra molto interessante, di argomento, la DIA è Direzione Investigativa Antimafia. Io sfogliavo il libro, come è giusto che ogni buon intervistatore faccia, mi sono trovato nel capitolo dove lei arriva alla DIA, proprio da buon novellino, anche molto eccitato, arriva e impatta subito con un ministero quasi, o sbaglio? Più che un ministero, anche perché diciamo, io mi definisco un socio fondatore. La DIA è nata nel 91, quindi sono arrivato a dicembre del 91, io sono arrivato ad aprile del 92, quindi diciamo proprio agli inizi, per cui era tutto da fare, un ministero da creare. Da creare con dei grossi momenti in quel momento, dei grossi momenti storici, perché insomma lei cita la partenza del fenomeno del pentitismo, no? Parliamo proprio degli inizi dei pentiti della nuova camorra organizzata e qualcuno che è caduto in una ragnatela assolutamente nefanda e triste come Tortora, no? C'è un accenno. Sì, ne parlo, mi sono trovato proprio in quel periodo lì, non solo della Camorra, ma anche dei siciliani di Cosa Nostra, perché Buscetta è stato il primo pentito in assoluto di mafia che ha cominciato a collaborare, poi sono arrivati anche gli altri. Sì, il problema del pentitismo è molto sentito, ancora oggi attuale, perché ha dei riflessi necessariamente attuali, perché ancora oggi i pentiti esistono. Con i quali dobbiamo avere a che fare per mille motivi, poi le cronache dei giornali e televisive sono piene di questi argomenti, quindi sì, ho citato nel libro quel particolare di Enzo Tortora che suo malgrado si trovò coinvolto in quella faccenda che poi risultò essere estraneo completamente, ma è il rischio che in qualche modo si corre quando si ha a che fare con persone che tutto sommato hanno commesso svariati omicidi e che possono trarre beneficio da alcune dichiarazioni. Quindi la bravura dell'investigatore sta proprio lì, cercare di capire, captare dove questi signori poi possano dire il vero o dire il falso. Quindi l'unico metodo può essere triangolazioni, interpolazioni con altri e cercare di verificare se queste persone che non vengono fatte diciamo, incontrare nella maggioranza delle volte, quindi non possono confrontarsi, se queste persone dicano il vero oppure no. Questo, ma d'altronde non si scappa. Il fenomeno del pentitismo è un fenomeno, io dico grazie a Dio che è accaduto in virtù di una legge che è nata successivamente proprio successivamente alla istituzione della DIA, non esisteva prima, non era stata codificata, invece con una legge fu regolamentata questo fenomeno, per cui noi eravamo anche loro, erano forti di questa posizione assunta dalla legge nei loro confronti, ma anche nei nostri, perché in qualche modo sapevamo dove, come muoverci e avere, diciamo, una linea di demarcazione precisa. L'investigatore, ripeto, deve essere coinvolto in questa vicenda a 360 gradi, perché è lì che l'investigatore poi deve percepire e dare il polso della situazione reale. 360 gradi vuol dire essere completamente coinvolti, abbiamo detto. E l'uomo della strada, quando sente parlare di mafia, sente un altro, un qualche cosa che anche quello vuol dire coinvolgimento totale. Il 41 bis significa prendere questi signori, rinchiuderli, non farli parlare con nessuno, e probabilmente questo, abbiamo detto, tocca anche l'investigatore e tocca la famiglia. Lei non a caso ha citato Una vita in prestito. Lei, la sua vita personale, che fine ha fatto? Perché insomma, quando uno fa sappiamo dai film, no? I vari ispettori, vari questi che vengono presi, non hanno più una vita personale. Lei non ce l'ha, non l'ha avuta, o tutti quelli come lei sono presi.
Sì, la ringrazio per questa domanda, anzi sono grato. Il 41 bis è un sistema introdotto non molto tempo fa, proprio perché più che incarcerare o tenere sotto un regime particolare è l'isolamento per determinate persone che hanno necessariamente non devono avere nessun contatto con l'esterno. Qui stiamo parlando di personaggi di mafia, quindi persone che in qualche modo hanno commesso non solo omicidi, ma magari sono state anche mandanti o capi mafia, per cui bisogna comunque fare in modo che queste persone non possano avere nessun contatto con l'esterno nel momento della detenzione. È chiaro. Dietro di loro sì, vi isolate anche voi. Dietro di loro siamo isolati anche noi perché chiaramente, come accennava io nel libro, ne ho parlato lungamente, la vita privata dell'investigatore, io sono stato uno di questi, l'ho voluto riportare nel libro, è completamente annientata, come è annientata la famiglia che si viene stritolata all'interno di questo mondo. Ma purtroppo si fa così o non si rende un servizio. Io non sono né un eroe né sono un uomo speciale, sono un servitore dello Stato che ha dato la vita, e quel titolo nasce anche da questo, in prestito di un'attività che mi ha coinvolto purtroppo e ha coinvolto la mia vita personale, come dicevo. Quindi questo penso sia importante perché se ne parla ben poco, a parte le mirabolanti avventure di Cattani, no? Della Piovra e via di seguito, ci hanno fatto conoscere in tutto il mondo, no? Questo eroismo, ma dietro quello c'è una massa, direi, di servitori dello Stato che umilmente, in maniera tranquilla, fanno il proprio mestiere e ci si dedicano anima, come si dice, fra virgolette, anima e core. Anima e core, esattamente, è proprio così. E sono tanti. Io rappresento la DIA, posso assicurare che nella DIA è stato quel periodo, avevamo un settore che si interessava proprio di questo fenomeno, ancora oggi c'è, ma noi in quel periodo siamo stati completamente avulsi da qualsiasi rapporto sociale e anche familiare, per cui difatti poi la mia famiglia, diciamo, il rapporto anche con mia moglie è finito, purtroppo non aveva, non sono riuscito più a recuperarlo, ma diciamo io non faccio nessuna lagnanza, dico quello che è stato e quello che purtroppo poi coinvolge molti servitori dello Stato come me. Difficile servire lo Stato ed è difficile poi avere prospettive. C'è un momento in cui, per esempio a Napoli, si pensa e si parla, l'uomo della strada dice, beh vabbè, allora in fondo, lasciamo perdere, la Camorra non è sconfiggibile, non si può vincere, speriamo che cresca, se ne sale a un livello più grosso e a noi persone normali ci lascia tranquille. Ma questa è una mentalità di sconfitta che a persone come lei dovrebbe essere veramente... Per persone come me dovrebbe essere molto triste. Tristissima, assolutamente, io la combatto questa mentalità, assolutamente, io sono qui anzi, proprio per dare un motivo di speranza ai napoletani in particolare, io poi tra l'altro sono anche mezzo sangue napoletano, ho nelle vene, mio padre era proprio di Napoli, quindi mi sta molto a cuore quella città e quindi soffro quando vederla ancora oggi così martoriata e così ancora non riesce a rialzarsi. Ma se noi ai giovani diamo un'impostazione di questo tipo, ce la giocheremo per i prossimi 30-40 anni forse. Invece io il mio apporto è con il libro, spero di aver dato un contributo e che molti napoletani lo leggano, spero di aver dato anche uno spro. Perfetto, e con questo messaggio, se vogliamo, di forza, questo positivo, positivo, ma soprattutto di forza, cioè di un servitore dello Stato che ha, come tanti, messo in gioco la propria vita, la propria famiglia, la propria sfera personale per il pubblico. Si parla tanto male del pubblico, ma poi alla fine effettivamente è il pubblico perché siamo poi tutti noi. Sentiamo una sirena che passa vicino ai nostri studi, evidentemente questo ci ricorda, no?
Sì, io la ringrazio, ringrazio i suoi telespettatori per le domande pertinenti che mi ha fatto e mi colgo l'occasione, mi perdoni, di fare un po' di pubblicità al mio libro e di comprarlo, tra l'altro a un costo abbastanza, diciamo, costa solo 10 euro, quindi tutti se lo possono permettere, credo, perché sia nel panorama della letteratura, credo che sia una testimonianza vera, reale, di ciò che accade nel nostro interno e nella nostra vita quotidiana. Siamo convinti, c'è bisogno del commissario Cattani, ma c'è bisogno anche del servitore dello Stato che lavora tranquillo, sicuro, preciso, mettendo tutto se stesso. Alberto Marolda, l'Opinione TV, ringraziano Una vita in prestito, ringraziamo Francesco Saverio Di Lorenzo. Signori,